Non mi sono preso una salacata d'acqua. Ci sono 14-15 gradi, non i soliti 6 o 7. Finalmente sarà la giornata giusta per fare un test ride. Ma certo, ragazzi, che quella è la giornata giusta. Oggi sono con la Tiger 900 GT Pro. Vi ricordo che le mie sono le impressioni di un amatore come voi. Quindi non sono un professionista per chi ancora non mi conosce, ma sono uno di voi che prova le moto e vi dà le mie impressioni da un semplicissimo utilizzatore. Sentiamo il sound del nostro tre cilindri, va? E iscrivetevi al canale, più siamo, più cresciamo e più riuscirò a portarvi contenuti interessanti. Quindi datemi una mano e ringrazio Triumph Orobia che trovate abbonate sopra in provincia di Bergamo. Trovate Christian e Stefano lì ad aspettarvi per farvi provare anche la Tiger e tutti gli altri modelli Triumph, che poi non è altro che Mazzola Moto che conoscete già in tantissimi con marchio Suzuki. Ho appena finito di percorrere 170 km, l'ho provata in tutte le condizioni, strade urbane, extraurbane, tangenziali, ciclabili, sterrato. Cantieri, oh, dove cazzo sono finito? E voglio fare anche un paragone un po' a quelle che sono le moto che ho provato l'anno scorso, quindi le dirette concorrenti che sono Suzuki V-Strom 1050 XT, la moto di sostanza, la più analogica di tutte, la Multistrada 950S, che l'ho trovata la più equilibrata, e la Tresa 900, la moto dal motore più brillante. E la Tiger dove si posizionerà? Adesso lo scopriamo insieme. La Tiger è tra le più piene di elettronica a partire dalle sospensioni semiattive. Sospensioni elettroniche completamente regolabili, forcella della Marzocchi da 45 mm, corsa della forcella 180 mm, monoammortizzatore sempre Marzocchi con quattro regolazioni di precarico, le classiche conducente, conducente più passeggero, conducente più bagaglio, conducente passeggero più bagagli. Corsa del mono 170 mm. E poi 9 livelli di smorzamento di quello che sono le sospensioni. Quindi andando su una regolazione comfort fino ad arrivare allo sport dove si possono irrigidire al massimo le sospensioni. E vediamo come si comporta fra le curve la nostra Tiger 900 GT Pro. Ora è in configurazione sport, quindi sportiva. Ho irrigidito un po' quelle che sono le sospensioni, le ho irrigidite in modo da farmi supportare meglio in quello che è anche la frenata, la staccata e l'imbocco delle curve, altrimenti tende un attimino a essere sull'avantreno la forcella un po' morbida. Comunque agile, maneggevole, il peso che ricordiamo è 198 kg a secco, quindi comunque contenuto e non si avverte, quindi davvero sembra molto leggera, è una moto che dà la sensazione davvero di leggerezza. Veniamo alla posizione di guida. Manubrio piuttosto ravvicinato al rider, ciò implica un gomito abbastanza piegato, quindi comodo, posizione molto rilassata, rilassante anche. Idem le ginocchia abbastanza aperte, a un angolo direi preciso di 90 gradi. Quindi la seduta devo dire che la trovo confortevole. La sella è molto estesa sia per il rider che per il passeggero e poi come altezza siamo a 81 cm, regolabile anche a 83 senza l'utilizzo di chiavi. Con la sella alta 83 cm io sono sempre alto in 80 come sempre, non cresco più, mi sa ormai e come vedete tocco con tutta la pianta del piede. Una volta alzata la sella possiamo agire su questi perni che sono punti di attacco e di appoggio. Abbassando alzerò la sella, quindi in questo momento è regolata a 83 cm e naturalmente anche su questa parte anteriore dove c'è la stessa possibilità. Poi inoltre qui sotto è di serie sulla full optional, troviamo anche il sistema My Triumph dove qui si può posizionare il cellulare. Ci sta perfettamente un cellulare di medie e anche grandi dimensioni che una volta connesso ci permetterà di leggere sullo strumento TFT, chiamate in ingresso, messaggi, navigatore, eccetera, eccetera. Dai, poi quattro bestemmie, riuscite a rimettere tutto a posto. Poi abbiamo 5 mappature motore, rider che è completamente personalizzabile, rain e road, e sport dove esprime la massima potenza, e off-road.
dove c'è poi la disabilitazione di quello che è il traction control e l'ABS sul posteriore. ABS rigorosamente cornering, assistito da pinza Brembo Stilema a 4 pistoncini, cavetti aeronautici, doppio disco da 3,20 e per quanto riguarda l'anteriore abbiamo un 100/90 raggio 19 della Metzeler come primo equipaggiamento. Pinza posteriore è sempre Brembo a 2 pistoncini, disco da 2,55 e pneumatico 150/70 R17. ABS che sente entrare quando si forza un po' la frenata, soprattutto sul posteriore, quindi forse è leggermente invasivo. Qui oggi abbiamo la full optional, quindi con manopole riscaldate, paramani già fornite di serie, sella riscaldata anche per quanto riguarda quella del passeggero e tra l'altro qui abbiamo la regolazione che il passeggero si può appunto regolare in autonomia più o meno calda. Abbiamo anche l'indicatore di foratura dei pneumatici e della pressione. Cambio elettronico, quick shifter sia in up che in down. Trovo che la corsa della leva sia piuttosto lunga, in up soprattutto ha troppa corsa per i miei gusti, però comunque è preciso e è un buon cambio, morbido. Naturalmente in up da usare sopra i 3.500 circa, mentre in down è molto morbido, si può usare anche sotto i 3.000, intorno ai 2.500. Sotto i 4.000, oltre ad avere una corsa un po' lunga della leva, devo dire che smorza un po' troppo l'accelerazione, a volte lo sento un pochino invasivo, quindi smorza per troppo tempo quello che è il gas. Gruppo ottico totalmente a LED, qui anche equipaggiata con quelli che sono i fendi di nebbia e stessa matita della Trident che abbiamo provato e trovato sul canale. Telaio tralice in acciaio e qui abbiamo invece la parte del taletto posteriore in alluminio. Motore 3 cilindri, Euro 5, 888 cm3, 95 cavalli, 87 Nm di coppia e in mappatura Rain scende a 85. Tornando al motore, devo dire che questo tricilindrico, questo 3 cilindri, ha davvero dei bei bassi, ha davvero una bella spinta, una bella schiena, ha una buona progressione. È molto brillante, mi piace, lo trovo davvero divertente, dà l'impressione di avere decisamente più di 95 cavalli. Facciamo una prova di accelerazione, vediamo un po' questo 3 cilindri. Wow ragazzi, sembra che abbia almeno 10 cavalli in più di quelli che ha, li dà veramente bene. Facciamo una prova di elasticità del motore, qui sono in salita, in quarta, è 38-39 all'ora. Beh, prende bene, motore elastico, nonostante sia ai bassi più un bicilindrico. Doppio radiatore che vanno a raffreddare i due cilindri anteriori e ventole di raffreddamento che convogliano l'aria non direttamente sulle gambe del rider, anche se sul ginocchio che si trova qui un po' di aria calda arriva. Insomma, è il calore del motore che si avverte abbastanza in modo consistente sulle ginocchia. Consumo medio della prova 6,1 litri per 100 km, quindi consumi davvero ridotti. Cupolino, la copertura è abbastanza buona, anche se in posizione massima comunque un po' di aria alla cima del casco mi arriva, però nel complesso è abbastanza buona, copre abbastanza bene. Un problema è lo spostamento delle posizioni del cupolino, che sono 5, ha un escursore di 55 mm, appunto su 5 posizioni, però farlo con una mano durante la guida è pressoché impossibile. È davvero molto dura, è una leva che va spinta verso avanti per poi far scorrere il cupolino e è molto molto scomodo, quindi necessariamente bisogna farlo da fermo. Questo sicuramente non è una nota positiva. Tra l'altro, come continuo a dire in tutte le prove, speriamo che un giorno si riesca a avere su questa Sport Tourer una regolazione elettrica. Penso che non costi tantissimo, che non implichi neanche molto spazio quello che può essere un motorino elettrico e insomma sarebbe veramente comoda, apprezzata immagino da tutti noi motociclisti, che mentre si guida e mentre si passa da una situazione a un'altra, quindi entri in autostrada, esco senza dover allungarmi e staccare le mani dal volante e cambiarlo, sarebbe davvero molto molto apprezzato.
Prezzo, la full optional che oggi è in prova, 15.400 euro, quindi prezzo con tutta l'elettronica che ha tutto davvero, non gli manca nulla, in linea con quello che è il mercato del segmento. Naturalmente ci sono anche soluzioni con meno optional, dove la differenza di prezzo può essere anche 2.000 euro. E rispetto a quelle che sono le prove che ho fatto, che trovate sul canale, quindi V-Strom, Multistrada, quello che accennavo inizio video, beh, devo dire che è una moto che è un buon compromesso perché la trovo di sostanza, accurata nei dettagli, molto ben curata, un po' come la Trident, anche quella l'ho trovata sul canale. E oltre ad essere una moto di sostanza, la trovo anche equilibrata. E il motore, beh, ha 95 cavalli, quindi probabilmente rispetto alle concorrenti gli manca qualche cavallo, però di sicuro è molto brillante. Strumentazione veramente bella, leggibilissima, ampia, molto facile anche navigarci dentro. E posizione in sella e comunicatività dell'avantreno veramente buone. Poi qualche vibrazione c'è, ma devo dire che sono davvero contenute. Ragazzi, la prova finisce qui. Scrivetevi un po' nei commenti cosa ne pensate e ci vediamo prestissimo. Ciao!